saranno caratterizzate da questo continuo appello al voto utile da parte del candidato appoggiato dal Partito Democratico del Terzo Polo, Alessio D'Amato? Ma io mi auguro veramente di no, spero che cominci a parlare di programmi, di progetti, di impegni che poi manterranno, che verranno mantenuti se dovessero vincere queste elezioni, ma io sono sicura che le persone invece capiranno chi già sta lavorando alla concretezza delle proposte. Questo è quello che stiamo facendo, incontrando veramente tutti. Oggi c'è stato un incontro molto importante qui con l'Ordine degli Architetti, perché vedete la rigenerazione, il ripensamento anche di quello che saranno le nostre città in chiave sostenibile, le grandi sfide. Roma, parliamo di un Expo al 2030, tutto questo dovrà essere fatto in maniera innovativa, con la capacità di essere un esempio per il resto del mondo. Questo dovrà essere Expo 2030 e dovrà portare benessere e benefici a tutto il territorio del Lazio e non soltanto a Roma.